di nascosto osserva te, tu sei nervosa vicino a me, lui accarezza lo sguardo tuo, tu ti abbandoni al gioco suo e io tra di voi, se non parlo mai, ho visto già tutto quanto. E io tra di voi capisco che ormai la fine di tutto è qui. Lui sta spiando che cosa fai. Coraggi, perché lo sai, lui sa tentarti con maestria, tu sei seccata che io ci sia, e io tra di voi, se non parlo mai, osservo la vostra intesa. Io tra di voi nascondo così l'angoscia che sento in me. Lui di nascosto sorride a te, tu parli forte chissà perché. Lui corteggia malgrado me, tu ridi troppo, hai scelto già. E io tra di voi, se non parlo mai, ho gonfio di pianto il cuore. E io tra di voi da solo verrò, la pena che cresce in me. Ah, no, non è niente, forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare? Al contrario, è stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata. Ho voluto iniziare a commentare musicalmente queste immagini girate in Armenia con la voce di un armeno doc, Charles Aznavour, che in molte occasioni si è battuto politicamente per il riconoscimento del genocidio del popolo armeno. L'Armenia è uno stato dell'Asia occidentale e del Caucaso meridionale con capitale Erevan. Da un punto di vista storico, culturale, il paese è tuttavia a volte considerato europeo ed è un membro del Consiglio d'Europa. L'Armenia confina con la Turchia, la Georgia, l'Azerbaigian e l'Iran ed è quindi uno stato senza sbocco al mare. Il 1813 ed il 1828 i territori che corrispondono all'attuale Armenia furono temporaneamente annessi all'Impero Russo. In seguito alle guerre russo-turche del 1828-1829, l'Impero Ottomano cedette una parte del territorio armeno all'Impero Russo. Nel XIX e XX secolo le ambizioni della Russia di penetrare nel territorio armeno erano legate all'obiettivo di trovare uno sbocco sul Mar Mediterraneo. Nonostante le riforme di Abulmecid nel 1839, la situazione degli armeni ottomani cominciò a peggiorare. Massacri amidiani del 1895 rendendo gli armeni sempre più filorussi e infidi per gli ottomani.
Negli ultimi anni dell'impero ottomano 1915-1923, molti armeni residenti nell'Anatolia orientale, che erano perciò chiamati dai loro connazionali armeni occidentali, furono sterminati in quella che è stato successivamente definito il genocidio armeno. A questo proposito, mentre gli armeni e l'opinione pubblica mondiale ritengono che si sia trattato effettivamente di un genocidio sostenuto e organizzato dalle autorità ottomane, i turchi affermano che tale strage fu dovuta ad una guerra civile accompagnata dalla carestia e dalle malattie. Secondo le stime, le vittime oscillano tra 200.000 e 1.800.000 persone. Il genocidio venne commemorato dagli armeni in tutto il mondo il 24 aprile. Nel corso della rivoluzione russa, nel settembre 1917, si tenne la convenzione di Tbilisi, in cui si elesse un consiglio nazionale armeno. Tuttavia, la firma del patto russo-ottomano del 1 gennaio 1918 permise Hafez Pasha di attaccare la nuova Repubblica Federale Democratica Transcaucasica, cui dal 28 maggio succedette la prima Repubblica di Armenia o Prima Repubblica Armena, con l'appoggio di irregolari curdi e successivamente dei tatari dell'Azerbaigian, nonché l'Armenia occidentale fosse riconosciuta nel Trattato di Sevres del 10 agosto 1920, la sconfitta militare contro i turchi, Trattato di Ahmezzanopoli, il 2 dicembre 1920, le successive invasioni da parte delle truppe bolsceviche russe, il 29 novembre, 4 dicembre 1920, costrinsero il 4 marzo del 1922 l'Armenia ad entrare a far parte della Repubblica Transcaucasica, una delle repubbliche dell'Unione Sovietica, la quale l'11 settembre firmò il Trattato di Kars, con cui cedeva alla Turchia ulteriori territori armeni. Solo nel 1936 fu costituita la Repubblica Socialista Sovietica Armena. Nel 1988 la parte settentrionale del paese fu sconvolta da un violentissimo terremoto. L'Armenia dichiarò la sua indipendenza dall'Unione Sovietica il 21 settembre 1991. Negli ultimi decenni il paese è stato impegnato in un lungo conflitto con l'Azerbaigian per il controllo del Nagorno-Karabakh, un'enclave armena in territorio azero che fu assegnata al governo di Baku da Stalin. I due stati si sono affrontati nel 1988 per il controllo dell'enclave, conflitto che è esploso a seguito dell'indipendenza di entrambi i paesi avutasi con la dissoluzione dell'URSS nel 1991. Nel maggio 1994, con la proclamazione del cessate il fuoco, le autorità armene controllavano non solo l'intera regione del Nagorno-Karabakh, ma anche alcune adiacenti porzioni di territorio al di fuori degli originali confini dell'oblast. Le economie di entrambi gli stati hanno sofferto a causa della guerra, soprattutto per via dei reciproci blocchi commerciali. Thank you.
Il genocidio armeno. Con il termine genocidio armeno, talvolta olocausto degli armeni o massacro degli armeni, si indicano le deportazioni ed eliminazioni di armeni perpetrate dall'Impero ottomano tra il 1915 e il 1919, che causarono circa 1,5 milioni di morti. Tale genocidio viene commemorato dagli armeni il 24 aprile. Il genocidio degli armeni nella Prima Guerra Mondiale, 1914-1918. Nel periodo antecedente alla Prima Guerra Mondiale, nell'Impero ottomano si era affermato il governo dei giovani turchi. Essi temevano che gli armeni potessero allearsi con i russi, di cui erano nemici. Nell'anno 1909 si registrò uno sterminio di almeno 30.000 persone nella regione della Cilicia. Nel 1913 il Comitato di Unione e Progresso fondò l'Organizzazione Speciale. Più tardi, nel 1914, il governo ottomano prese la decisione di rilasciare i criminali dalle carceri centrali che rappresentarono in seguito gli elementi centrali di questa organizzazione speciale di recente formazione. A poco, dalla fine del 1914 all'inizio del 1915, centinaia e poi migliaia di prigionieri furono liberati per formare i membri di questa organizzazione. Successivamente furono incaricati di scortare i convogli di deportati armeni. Il genocidio vero e proprio fu scatenato nel 1915 in seguito all'approvazione della legge Tehcir del 29 maggio 1915, che autorizzò la deportazione della popolazione armena dell'Impero ottomano. Secondo Andrea Riccardi, un elemento determinante fu la proclamazione della Jihad da parte del sultano califfo Maomet V il 14 novembre 1914. Lo storico inglese Arlene Toynbee ritiene invece che quello dei giovani turchi, gruppo in cui militava anche Atatürk e che di fatto condusse la guerra, fosse un gruppo caratterizzato da elementi più nazionalisti che islamici. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, molti armeni disertarono e i battaglioni armeni dell'esercito russo cominciarono a reclutare fra le loro file armeni che prima avevano militato nell'esercito ottomano. La città di Van venne conquistata da queste truppe che intendevano cederla poi ai russi. Intanto l'esercito francese finanziava e armava a sua volta gli armeni, incitandoli alla rivolta contro il nascente potere repubblicano. Nella notte tra il 23 e il 24 aprile 1915 vennero eseguiti i primi arresti tra l'élite armena di Costantinopoli. L'operazione continuò l'indomani e nei giorni seguenti. In un solo mese più di 1.000 intellettuali armeni, tra cui giornalisti, scrittori, poeti e persino delegati al Parlamento, furono deportati verso l'interno dell'Anatolia e massacrati lungo la strada. Friedrich Bronsart von Schellendorf, tedesco e maggior generale dell'Impero ottomano, nell'ottica degli stretti rapporti che questi ultimi avevano con l'Impero tedesco, viene dipinto come l'iniziatore del regime della deportazione armena. Arresti e deportazioni furono compiuti in massima parte dai giovani turchi. Nelle parce della morte, che coinvolsero 1.200.000 persone, centinaia di migliaia morirono di fame, malattie e svenimento. Queste marce furono organizzate con la supervisione di ufficiali dell'esercito tedesco in collegamento con l'esercito turco. Secondo le alleanze tra Germania e Impero ottomano, e si possono considerare come prova generale ante litteram delle più note marce della morte perpetrate dai nazisti ai danni dei deportati nei propri lager durante la Seconda Guerra Mondiale. Altre centinaia di migliaia furono massacrate dalla milizia curda e dall'esercito turco. Le fotografie di Erwin Wegener sono la testimonianza di quei fatti. Malgrado le controversie storiche e politiche, un ampio ventaglio di analisti concorda nel qualificare questo accadimento come il primo genocidio moderno. E soprattutto molte fonti occidentali enfatizzano la scientifica programmazione delle esecuzioni. Chi si oppone all'associazione del termine genocidio sostiene che non esistesse da parte dello Stato turco un progetto di sterminio nei confronti della popolazione armena. Per
Vi era piuttosto l'intento da parte degli ottomani di impedire agli armeni di unirsi all'esercito russo, ricollocandoli in Siria, nel periodo in cui russi e battaglioni armeni stavano avanzando in Turchia. Viene anche fatto notare che gli armeni commisero atrocità nei confronti delle popolazioni musulmane nei territori caduti sotto il loro controllo. Dopo che gli ottomani persero la guerra, l'alta commissione britannica trasse in arresto 144 ufficiali turchi e li condusse a Malta per inquisirli riguardo al genocidio. Non vennero tuttavia trovate prove che vi fosse una volontà di sterminio da parte delle autorità o dell'esercito turco e dunque tutti gli ufficiali vennero rilasciati. Vi sono tuttavia molte prove che l'elite ottomana volesse eliminare la popolazione armena. Ad esempio, l'ambasciatore Mongentò ricordò nelle sue memorie che il ministro dell'interno, Talha Pasha, gli disse in occasione: «Ci siamo liberati di tre quarti degli armeni. L'odio tra armeni e turchi è così grande che dobbiamo farla finita con loro, altrimenti si invendicheranno su di noi». Il genocidio armeno causò circa 1,5 milioni di morti. Le fonti turche tendono a minimizzare la cifra. Secondo il Patriarcato armeno di Costantinopoli, nel 1914 gli armeni anatolici andarono da un minimo di 1.845.000 ad un massimo di 2.100.000. Lo storico Arnold Toynbee, che fu ufficiale dell'intelligence britannica in Anatolia nella prima guerra mondiale, stima in 1.800.000 il numero complessivo degli armeni di quel paese. La maggior parte degli storici tende a considerare le motivazioni addotte dai giovani turchi come propaganda e a sottolineare il progetto politico mirante alla creazione in Anatolia di uno stato turco etnicamente omogeneo. Altri studiosi, sostenendo l'inesistenza di un progetto di genocidio, richiamano l'attenzione sul fatto che non tutti i numerosi armeni di Istanbul furono coinvolti nel massacro e che non fu approntato un piano sistematico di eliminazione paragonabile a quello messo in pratica dai nazisti contro gli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. Questa è la tesi sostenuta, tra gli altri, da Günter Levy. A questo proposito, lo studioso armeno Bogos Levon Zekian spiega che la persecuzione degli armeni di Istanbul fu solo il punto di partenza delle milizie turche destinate a colpire esclusivamente gli intellettuali, le menti pensanti. L'obiettivo della deportazione riguardava non tanto gli armeni in quanto componente etnica, ma piuttosto gli armeni come componente territoriale dell'Anatolia, nel quadro del progetto detto della Grande Turchia o del Panturchismo. Bogus Levon Zekian sottolinea che gli armeni residenti nella capitale erano estranei alla legge di deportazione, ovviamente per un riguardo alle missioni diplomatiche straniere, mentre in Anatolia un'operazione così ampia era facilitata nell'esecuzione dello stato di guerra in cui si trovava tutta l'Europa. Il governo turco rifiuta di riconoscere il genocidio ai danni degli armeni ed è questa una delle cause di tensione tra l'Unione Europea e Turchia e anche con la Santa Sede. Una legge francese punisce con il carcere la negazione del genocidio armeno. Per converso, già da tempo, la magistratura turca punisce con l'arresto e la reclusione fino a 3 anni il nominare in pubblico l'esistenza del genocidio degli armeni in quanto gesto antipatriottico. In tale denuncia, poi ritirata, è incappato lo scrittore turco Orhan Pamuk a seguito di un'intervista ad un giornale svizzero in cui accennava al fenomeno. Lo storico turco Taner Akman, il primo a parlare apertamente di genocidio, fu arrestato nel 1976 e condannato a 10 anni di reclusione per i suoi scritti. L'anno successivo riuscì a fuggire e a rifugiarsi in Germania ed ora lavora negli Stati Uniti d'America presso lo Strasser Family Center for Holocaust and Genocide Studies della University Clark, dopo essere stato Visiting Associate Professor at History dell'Università del Minnesota. Io sono un istrione, ma la genialità
è nata insieme a me. Nel teatro che vuoi, dove un altro cadrà, io mi surclasserò. Io sono un istrione, ma la teatralità scorre dentro di me. Quattro tavole in croce e qualche spettatore, chi sono lo vedrai, lo vedrai. In una stanza di tre muri tengo il pubblico con me, sull'orlo di un abisso oscuro col mio track e coi miei tic, e la commedia brillerà del fuoco sacro acceso in me, e parlo e piango e riderò del personaggio che vivrò. Perdonatemi se con nessuno di voi non ho niente in comune. Io sono un istrione a cui la scena dà la giusta dimensione. La vita torna in me ad ogni eco di scena che io sentirò, e ancora morirò di gioia e di paura quando il sipario sale. Paura che potrò non ricordare più, la parte che so già. Poi quando tocca a me, puntuale sono là, nel sogno sempre uguale, uguale. Io sono un istrione ed ho scelto oramai la vita che farò. Procuratemi voi sei repliche in città e un successo farò. Io sono un istrione e l'arte, l'arte sola è la vita per me. Se mi date un teatro e un ruolo adatto a me, il genio si vedrà, si vedrà. Con il mio viso ben truccato, con la maschera che ho, sono enfatico e discreto, versi e prosa li dirò con tenerezza o con furore, e mentre agli altri mentirò fino a che sembri verità, fino a che io ci crederò. Non è per vanità, quel che valgo lo so, e ad essere sincero sono un vero istrione, è grande come me ed io ne sono fiero.